Rumors dicono che questa iniziativa, la sua iniziativa, stia dando fastidio a qualcuno, possa essere leggermente pericolosa. Ma insomma è possibile, io naturalmente insomma voglio dire nella vita non è che ci dobbiamo dare i voti, ma a me piace fare le cose che secondo me hanno un senso, al di là di quello che può essere poi l'effetto che produce nella società e dentro un partito politico, per essere chiari. Però un effetto l'ho avuto, ci si sono chiesti, è questo che vuole con questa cosa? Ci mancherebbe, rispetto ad la politica non è il regno del nulla come molti pensano, perché molti che non hanno fatto la trafila delle circoscrizioni vengono in consiglio comunale, dicono delle baggianate, nessuno gli mette due o usa la matita rosso-blu e addirittura vanno a finire sul giornale. Io, contrariamente a quello che si ritiene, io ritengo che in politica conti molto l'esperienza. Perché è basso il livello dei consiglieri No, comunali? no, 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 il livello è altissimo nei Dei consigli. consiglieri comunali? Sì, secondo me il livello è molto alto, molto più alto di quello che si può supporre. Il concetto che voglio esprimere è che in politica, non nel Consiglio Comunale, si possono dire corbellerie a iosa, che non solo non c'è nessuno che con la matita rosso-blu sottolinea, diciamo, gli errori che si commettono, ma addirittura gli si dà il premio di andare su alcuni giornali. E quando uno la fa franca una volta, pensa che funzioni così. Non è così. Per cui l'iniziativa vuole dare il giusto peso, la giusta considerazione a una classe politica che aveva esperienza e cultura per definirsi tale. Bipartisan. Sì, no, ci mancherebbe, non Questo è una sarebbe. garanzia per chi pensa che magari Benedetti, non essendo proprio a suo agio all'interno del PD, ha bisogno di un cuscino morbido. No, io ho bisogno, secondo me, di dare un senso a tutte le cose che faccio. Il senso della memoria, il senso della tradizione, il senso della cultura politica, certamente debbono avere uno spazio all'interno della municipalità. Non è. Però lei ha detto sottolineare gli errori, quindi come dire, insomma, No, evidentemente. io lo facevo contrapponendo, secondo me, anche una classe politica che ha commesso forse gli stessi errori, ma con l'esperienza poi si impara quantomeno a non commettere gli errori. Però non è un organismo concorrente con il Consiglio Comunale, stiano tranquilli tutti, non è un organismo che ha una natura politica, una natura sindacale all'interno del comune di difesa, cioè di una corporazione, ma è semplicemente chi mette a disposizione il proprio bagaglio di esperienza. Per questioni, secondo me, che possono avere una risonanza maggiore, ecco. Che ne so, ad esempio il consigliere, dico un nome a caso, non me ne voglia, Tonino De Paolis, ha bisogno di un chiarimento, può andare a bussare alla porta di Enzo Lombardi e farsi spiegare delle cose, questo è il senso. No, 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 Tonino De Paolis e gli altri non hanno bisogno di nessun chiarimento, però è un organismo che oltre ad avere delle funzioni di rappresentanza e di memoria storica all'interno del comune, Sì, ma la memoria va sollecitata. penso per esempio al recupero di tutto il patrimonio, diciamo, artistico che era all'interno del comune, che molti nemmeno conoscono, nemmeno per sentito dire. Beh, io ho recuperato quello che ho potuto, ma la mia memoria è limitata. Beh, attraverso altri possiamo recuperare e mettere anche forse in una situazione diversa il patrimonio artistico in maniera tale da rendere anche questi uffici un museo pubblico. In maniera così pratica, come deve funzionare e come funziona questo organismo e chi ha aderito? Ma diciamo che non lo stabilisco io, né lo stabilisce il Consiglio Comunale né il Sindaco, è un'associazione e come tale si darà uno statuto autonomamente e si darà, diciamo, una linea di condotta. Io ho dato il placet per quello che Ma chi posso. gliel'ha sollecitata? È una sua idea o gli è stata... Diciamo che è una mia idea. Mi sono confrontato all'inizio con Giuseppe Mangolini, che è il segretario generale, diciamo, era segretario generale, oltre che consigliere comunale di questo comune, ma è un'esigenza che io ho raccolto parlando con tutte le personalità, diciamo, della politica e con tutti i consiglieri comunali che mi hanno sottolineato questa esigenza. Posso dire che in alcune situazioni, anche in ricorrenze, diciamo, non allegre ma molto tristi per il Comune dell'Aquila, si è sentito il bisogno di avere anche un organismo di questo tipo. Chiaramente non può lavorare in maniera parallela col comune perché è soltanto aleatorio, così. Quindi qualcuno può No, dire: non c'entra ma nulla. che serve questa cosa? Ma non serve a nulla, ma non costa nulla. Non serve a nulla e non costa nulla, è una Nel buona senso, risposta. no, dire non serve a nulla, io direi intanto che non costa nulla e non. A qualcosa secondo me servirà, certo non può sostituirsi in nessun caso all'organo di indirizzo politico né a nessun organo che è espressione dell'amministrazione Neanche attiva. quello che suona di organo, No. assolutamente.
No. Possiamo dire... Può dare fastidio, certo, certo, l'Aquila è il paese della tetrologia, dice perché Benedetti fa questa cosa, perché i giovani scrivono, perché i vecchi si equalizzano. Beh, se vogliamo è anche un modo per riportare al centro dell'attenzione forse alcune problematiche che sono state dimenticate. Possiamo fare qualche nome? Ovviamente Lombardi non poteva mancare. Non poteva mancare anche perché questa cosa, come presidente della commissione garanzia e controllo, insomma, bene o male si è fatto sentire, al di là della sua esperienza da sindaco. Sì, una personalità della città sicuramente. Poi? Silverio Iannella, sindacalista, segretario della Camera del Lavoro, consigliere comunale del 94 al 98, Filippo Palumbo, consigliere comunale della Democrazia Cristiana e candidato di Convenzione Democratica, Mucciante, insomma, sono in parecchi ad avere questa, come dire, Giorgio Iragine, ho parlato, insomma, voglio dire, in molti hanno apprezzato. Ma fa con tutte le cose che ha da fare Giorgio Iragine a fare anche questo? Ma sì, ma credo di sì, insomma, sembra una risorsa della città pure Giorgio, no? E poi, da ultimo, una volta che vi siete dato lo statuto e lo farà Mangolini, immagino, no, che è uno pratico. No, io di questo non me ne occupo, nel senso, è un'organizzazione che marcerà con le proprie gambe. Io posso essere il punto, diciamo, di riferimento istituzionale per la funzione istituzionale che io ho. Quindi nessuna valenza politica, nessuna valenza decisionale, nessuna valenza di linea di indirizzo, ma può essere utilizzato al limite come organismo consultivo. Tu sai che che non serve a niente, perché con le circoscrizioni che erano consultive, ma alla fine decidevano altro. Quando si esce dalla politica, no? Non ci sono i numeri 24 della lista che per far presa sulla folla continuo a ripetere, ora di finirla, adesso basta. Cioè, cito Bennato per dire che a un certo punto, quando si esce dall'agone politico, si ha l'esperienza e anche il disinteresse per dire le cose come stanno e per esprimere un parere, non che sia di parte contro un'altra parte, ma sia un parere quanto mai obiettivo ed informato. Questo organismo lo può, per esempio, io non lo so, anche durante il terremoto avrei fatto, lo dico con estrema chiarezza, ma la mia richiesta è andata nel nulla, avrei fatto un comitato di ex sindaci per gestire anche questa fase, una sorta di cabina di regie, dove ci avrei visto Biagio Tempesta, dove ci avrei visto Romero Icciuti, dove ci avrei visto Antonio Centi, dove ci avrei visto, insomma, chi ha avuto un ruolo così gravoso e certamente poteva e doveva dare di più. Certo, non siamo stati in grado di mettere tutti in condizione di lavorare. Al di là di Enzo Lombardi, che forse è uno di quelli più vivaci, che ancora, insomma, va a sottolineare, presente e ricorda i lavori della Commissione, le crisi di astinenza politiche ci sono ancora? Ma sì, per alcuni credo che ci siano crisi di astinenza politica oggettivamente. Ma non sarebbe il caso anche di disintossicarsi un pochettino anche di fronte agli eventi? Io credo proprio di sì, avere la capacità di disintossicarsi dalla politica è una, come dire, è una dote dell'individuo. Per tutti, chiaramente, tutti i colori. Sì, anche il Partito Democratico. Sì, anche il Partito Democratico.